Amici tarantini e non amici telespettatori, beh, non dovrei dire il messaggio di fine anno, per carità, è augurio per il nuovo anno. Non sono certo una celebrità e non sono una personalità, sono un umile giornalista che cerca di fare il proprio dovere, che si è messo in proprio, che ha deciso di fare spazi autoprodotti, autogestiti ed autofinanziati per essere libero, per non avere l'interferenza di nessuno, per non sentirsi dire, come è accaduto, domani ne parlerò col tuo editore. Una sfida difficile, una sfida che i telespettatori e i tarantini hanno saputo accogliere, hanno saputo apprezzare. Non è facile mettersi contro il potere, sfidare i poteri forti. L'ho fatto, anzi, lo abbiamo fatto. Tanti scontri anche con Renzi, anche con i ministri, anche con le istituzioni locali. Ma vedete, la mattina quando uno si alza deve avere una cometa da inseguire, un sogno da inseguire e da accarezzare. Quello di un'informazione libera, quella di far sì che il proprio contributo serva a dare una parola di conforto a chi voce non ha. In questo senso l'informazione come amplificatore delle sofferenze altrui, del grido di dolore appunto di chi viceversa non potrebbe far sentire il proprio pensiero. Un 2017 in cui Taranto dovrebbe innanzitutto ribellarsi, perché se non c'è la ribellione civile e democratica, se non c'è la reazione civile e democratica, non ci potrà mai essere la ripresa. Siamo stanchi, scusatemi l'espressione forte, delle prese per il culo della classe politica, e a livello locale, e a livello nazionale, a livello governativo. Taranto muore, Taranto puzza di fame, Taranto è più incancrenita del solito. È l'ora di ribellarsi. E allora mettiamo da parte le appartenenze politiche, freghiamocene dei colori politici e difendiamo la nostra vita, affinché il padre di famiglia possa portare a casa il pane per sfamare sé e i propri figlioli e la propria moglie, e affinché il cittadino non debba vivere col batticuore, perché quando a Taranto ti ammali di tumore, grazie all'ILVA, grazie alla Cementir, grazie all'ENI, grazie a tutte le realtà inquinanti, poi il cittadino non deve anche pregare per far sì, pregare il cielo affinché le liste di attesa siano il più breve possibile, perché poi oltre al danno si crea la beffa. Ti prendi un tumore e devi aspettare chissà quanto per morire disperato. Questa è la verità. Scusate lo sfogo. Le cose anche brutte vanno dette alla fine dell'anno per far sì che si migliori. Un 2017 in cui ognuno di noi possa accarezzare i propri sogni dell'anziano, parto da chi è più avanti negli anni, affinché possa godere la vita dopo tanti sforzi e possa essere non considerato come una scarpa vecchia, come un rottame, ma come un essere utile alla società che vuole riposarsi e vuole insegnare agli altri quanto ha imparato in tanti anni di vita vissuta. Un augurio ai giovani, perché non vadano via da Taranto, perché non abbandonino il proprio territorio, non strappino le proprie radici. Un augurio a chi soffre, un augurio a chi combatte, un augurio a Taranto. Taranto, prima di tutto. Buon 2017 a tutti.